Dritti al punto, questa T98 SE DTMKB è un'ottima tastiera, mi ha dato soddisfazione. TMKB è un brand di Chemove che già conosciamo per altri prodotti nel settore. Questo specifico modello qui è a 98 tasti, completo del tastierino numerico e con tantissime funzioni, dai tasti F che hanno tramite tasto FN la funzione casa, gestore file, programma di posta elettronica e così via, i tasti per regolare il volume, per esempio, i tasti multimedia, non manca niente. La tastiera ha la possibilità anche di memorizzare una serie di effetti fatti con i LED, da quelli più scenografici a quelli più discreti, come questo per esempio, in cui semplicemente c'è un graduale fade out sul tasto che è stato premuto, che è molto carino, e possiamo memorizzare le combinazioni che ci piacciono. Quando premiamo FN viene fatto vedere qual è la combinazione attiva in quel momento. In questo caso vedete se premo un tasto si propaga su tutta quanta la riga, insomma abbiamo molte possibilità. Possiamo regolare la velocità, possiamo regolare la luminosità degli effetti e poi regolare, memorizzare 5 preset che siano quelli che ci piacciono di più. In questo caso abbiamo un effetto tipo Matrix in cui i tasti cadono dall'alto. Il prodotto si comporta bene, e devo però segnalare che è un pochino spesso. Ci vuole un po' di tempo per abituarsi perché ci si trova ad avere i tasti piuttosto alti rispetto alla media delle altre tastiere. Il modello che ho scelto io è quello con i tasti azzurri, quindi sono molto appaganti da un punto di vista sonoro. E hanno un buon feedback e è disponibile naturalmente anche con i tasti marroni, con i tasti rossi. E sotto, se qualcuno la desidera ancora più alta, c'è la possibilità di regolare i supporti su due posizioni. E complessivamente mi è piaciuta molto, è piaciuta anche al resto della famiglia, quindi rimarrà installata come la nostra tastiera principale. E non è però un prodotto perfetto perché, per esempio, i tasti direzione sono probabilmente un po' affogati nel resto per tenere le dimensioni compatte. Effettivamente manca lo shift, quindi la lunghezza piena nella posizione giusta. Anche i tasti si tende a far cascare la mano un pochino più a destra. Oppure, ad esempio, il caps lock non è facile capire se sia attivo o se sia spento. E lo si deve dedurre dalla durata, diciamo, del lampeggio, ma una volta che è attivato non c'è un'evidenza. Piccole cosine, ma complessivamente il prodotto c'è. Ovviamente fate attenzione, si tratta, questo ve lo dico per chi magari non fosse abituato a questo tipo di tastiere, si tratta di una tastiera con layout americano, non ci sono le vocali accentate, bisogna impostare l'inglese americano come lingua della tastiera e poi si usano l'apostrofo e l'accento in alto a sinistra per, diciamo, come dead keys per fare la combinazione con la lettera corrispondente e fare l'accento. A me è piaciuta davvero tanto, quindi mi sento di consigliarvela.